Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Come vedete, oggi finalmente ho vicino l'albero di Natale. Stavo aspettando di fare l'albero perché ho pensato devo fare almeno un video con l'albero di Natale. E ho pensato che questo fosse il video giusto perché volevo farvi vedere le mie decorazioni di Natale preferite. Quindi tutte quelle che mi ricordano la mia infanzia, quelle che in qualche modo sono legate a qualche ricordo particolare. Non sono moltissime, però ci tenevo comunque a farvele vedere, quindi adesso mi avvicino al tavolo e ve le faccio vedere in primo piano da vicino. La prima decorazione che vi faccio vedere è questa. Questa non è per l'albero di Natale, è semplicemente un soprammobile, una cosa che si mette così. Io di solito la metto sopra la libreria oppure vicino al televisore ed è molto carina perché vedete che si muove tutta, quindi insomma è una cosa che mi piace molto. Poi vi faccio vedere questa pallina che mi ero comprata a un mercatino, che mi piace molto perché è vistosa, insomma a me piacciono le cose vistose, ormai l'avrete capito. Comunque, insomma, l'avevo presa a questo mercatino perché mi piaceva. Poi vi faccio vedere questa, che è una pallina che ha praticamente la parte dietro e la parte davanti aperta e all'interno ha il suo Babbo Natale. Poi vi faccio vedere una pallina che ha fatto mia mamma. Questa è una pallina di polistirolo che ha fatto mia mamma con la tecnica del decoupage. Le ha praticamente attaccato tutti i personaggi del presepe. Ha fatto poi questa parte qua con proprio la scena della natività, quindi la capanna, il presepe, le palme, il cielo stellato. E questa è una cosa che ha fatto mia mamma e me l'ha regalata un Natale di qualche anno fa. Poi, sempre una cosa che ha fatto mia mamma è questa. Questo è un disco di DAS che abbiamo fatto la bellezza di, io direi, quasi 40 anni fa, perché io ero proprio una bambina, avrò avuto 3 anni, 4 anni, insomma ero molto piccola e con mia mamma avevamo fatto delle cose di DAS da appendere all'albero di Natale e da mettere nel presepe, quindi avevamo fatto anche tutte le casette del presepe, un ponte da mettere sul presepe, insomma un sacco di cose molto belle, tra cui anche questa che io ho conservato in tutti questi anni. Che mia mamma appunto ha fatto e ha dipinto, e questo ovviamente ci tengo tantissimo perché mi ricorda comunque la mia infanzia, una cosa che ho fatto insieme a mia mamma, quindi comunque io tengo molto a questo disco che poi è semplicemente un disco di DAS, ma ci tengo veramente molto. Poi vi faccio vedere questo che lo ha regalato mia mamma al mio compagno l'anno scorso, è da appendere all'albero di Natale ed è sembra un sacchettino, ma in realtà è un carillon, quindi vedete che se io do la carica suona. È molto carino anche questo perché insomma è una di quelle cose originali da appendere all'albero di Natale. Adesso non so quando smetterà di suonare, comunque lo lasciamo. Ah, ok, ha smesso. Poi vi faccio vedere questa che avevo preso a un mercatino di Natale, anche questa mi piace molto. Poi vi faccio vedere questa che questo è un peluche, una renna che era sull'albero di Natale dei miei suoceri e al mio compagno piaceva moltissimo, quindi ha pensato di portarsela a casa nostra. E, insomma, anche questa è molto carina, la appendiamo tutti gli anni. Poi vi faccio vedere un'altra cosa che ha fatto mia mamma. Questa è una befana che ha fatto con il feltro. E quindi non so se è panno lenci o feltro, ma direi che è feltro perché è molto più spesso. Ha semplicemente la sua scopa, così è molto stilizzata, però insomma è un regalino che mi aveva fatto, così l'aveva aggiunto a un pacchettino per il giorno dell'Epifania. Anche questa insomma è molto carina, mi piace. Poi vi faccio vedere queste pigne. Ne ho una rossa, una blu, una dorata e poi ne ho anche un'altra blu. Queste sono di mia nonna paterna. Lei ha deciso che l'albero di Natale non lo fa più e quindi io mi sono presa queste pigne perché mi ricordano la mia infanzia. Perché io mi ricordo che quando a Natale andavo a casa di mia nonna e di mio nonno, c'erano sempre queste pigne appese all'albero di Natale, quindi mi ricordano tantissimo quel periodo lì della mia vita. Poi vi faccio vedere una befana che mi ha regalato il mio compagno qualche anno fa. Mi piace tantissimo questa befana. Questa non è da appendere, è semplicemente da posare così su un mobile, insomma, vicino al televisore. Non so dove la metterò.
Comunque anche questa mi piace tantissimo, me l'aveva regalata per l'Epifania ed è veramente una cosa che mi è sempre piaciuta tanto. Questa è un'altra cosa che ha fatto mia mamma, lei è un'artista, quindi ovviamente fa tante cose a mano e questa è una pallina di vetro per l'albero di Natale, lei ha inserito all'interno il presepe. Purtroppo, come vedete, il Gesù bambino si è staccato e quindi è girato, bisognerebbe aprirla e metterla a posto, poi magari vedo se riesco, mi faccio magari aiutare da lei. Comunque anche questa è molto bella perché insomma è una pallina di Natale che all'interno ha il suo presepe, quindi è una cosa che mi piace moltissimo. Poi vi faccio vedere una cosa in vetro, un albero di Natale e il suo presepe, sono due cose anche queste decorative, tipo soprammobili, insomma da tenere così per addobbare un pochino la casa. Poi voglio farvi vedere, vabbè, queste due pigne sono, l'ha fatte mia suocera, queste erano dei segnaposto e io le tengo vicino all'albero di Natale, di solito le tengo sotto all'albero di Natale, anche queste sono molto belle. Poi ho una serie di decorazioni in legno, una è questa che è la pala per la neve, è un po' lunga quindi non ci sta nella telecamera, ecco questa è da appendere all'albero, fatta così, anche questa mi piace tantissimo. Poi ho una befana che mi ha regalato mio papà per l'Epifania. Questa invece è un portachiavi in realtà, però io la appendo sempre all'albero di Natale. È molto carina, anche questa me l'aveva regalata qualche anno fa per il 6 gennaio. Poi vi faccio vedere questa che è una casetta che mi ricorda la mia infanzia perché l'abbiamo comprata per l'albero di Natale quando io ero piccola e la mettevamo sempre sull'albero dei miei genitori. Adesso abbiamo diciamo fatto una divisione perché qualche casetta l'ha tenuta mia mamma e qualcuna me la sono presa io, quindi insomma tutte e due abbiamo il ricordo e anche questa insomma mi ricorda la mia infanzia, è comunque molto carina. Poi vi faccio vedere un'altra cosa che mi ha regalato mia mamma, che è questa stellina di ceramica dipinta a mano che ho preso, che avevamo preso al mercatino di San Nicola. Quindi se non avete visto il video sul mercatino di San Nicola, vi invito ad andare a vederlo perché è un mercatino dove ci sono tantissimi artigiani che fanno dei lavori a mano, è molto carino. E questa me l'aveva regalata, l'aveva comprata lì ed è molto carina anche questa. Poi vi faccio vedere un angioletto sempre da appendere all'albero di Natale. Questo era su un pacchettino regalo che mi era stato fatto qualche anno fa dalla zia del mio compagno e c'era questo angioletto attaccato. Io da quel momento lì l'ho tenuto e lo appendo sempre all'albero di Natale. Poi un'altra cosa che mi ricorda la mia infanzia è questo lampioncino. In realtà erano delle luci queste, delle luci da mettere sull'albero che negli anni ovviamente si sono bruciate, quindi adesso io ho deciso di tenerne una soltanto, di trasformarla in una pallina per l'albero, in una decorazione per l'albero e quindi insomma la tengo appesa all'albero di Natale, ma mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Poi vorrei farvi vedere questa, che è un'altra decorazione per l'albero di Natale, questa si appende. È una cosa che avevo comprato tanti anni fa in un negozio che vendeva decorazioni natalizie. Poi vorrei farvi vedere questa. Questa è un'altra decorazione che è un po' lunga, quindi vediamo se riesco a farvela vedere. Ok, così si appende all'albero di Natale. Questo era un regalo che mi era stato fatto quando io facevo il mio lavoro precedente, del quale non vi ho mai parlato perché è una cosa troppo complicata. Comunque, una persona che vedevo per motivi di lavoro mi aveva regalato questa decorazione per l'albero di Natale. Poi, vi faccio vedere un altro angioletto, questo che era sempre attaccato ad un pacchetto regalo, questa volta non ricordo da chi. Però era comunque un pacchetto regalo che aveva questa decorazione, io la appendo all'albero di Natale. Poi vi faccio vedere una pallina che mi ha regalato mia cugina qualche anno fa. Mi ha regalato questa bellissima pallina con l'albero di Natale dentro ed è una pallina che si dovrebbe illuminare. Sì, si illumina ancora. Negli anni comunque ha mantenuto, vedete, cambia colore, prima verde, poi blu, poi diventa rossa. Insomma, è veramente molto molto carina, soprattutto al buio quando appendo l'albero di Natale, fa veramente un effetto molto molto carino e mi fa piacere scoprire che funziona ancora perché è davvero molto bella. Adesso la spengo, comunque questa diciamo che è la mia preferita, veramente la adoro questa pallina. Poi vorrei farvi vedere delle cose che appartenevano ai miei nonni che purtroppo non ci sono più.
questa Befana, che credo sia molto molto antica, forse addirittura sull'albero di Natale di quando mia mamma era piccola, credo che la mettessero lì, non ne sono sicura, glielo devo chiedere. Comunque è una Befana con la sua pigna sotto ed è antichissima questa, veramente antichissima. Queste erano due decorazioni che erano sempre sull'albero di Natale dei miei nonni. Questo è un elefantino, questa è una renna sulla macchina. Sono veramente molto simpatiche queste decorazioni. Non so in realtà dove loro le avessero prese, però comunque erano sempre appese al loro albero. Poi questi due, questa coppia di angioletti che era sempre su un pacchetto regalo. Poi vi faccio vedere questa pallina con il fiocchetto, veramente carina anche questa. Poi vorrei farvi vedere questa che avevo comprato insieme al mio compagno, è una pallina che ha la renna disegnata quando avevamo comprato la casa. Questa era la prima pallina che abbiamo comprato insieme per l'albero di Natale di casa nostra, quindi insomma anche questa è un bellissimo ricordo. Questo me lo ha regalato mio nipote l'anno scorso, anzi se mi sta per caso guardando gli mando un saluto, ciao Matteo, un bacio. E questa insomma me l'ha regalata mio nipote, è una decorazione per l'albero di Natale, davvero molto bella anche questa stella. Poi vi faccio vedere questa che è una cosa che ho comprato nel banco russo del mercatino di San Nicola. Se voi andate a vedere il video vedrete che a un certo punto c'è la foto di un banco che vende tutte decorazioni russe e mi piace tantissimo quel banco e mia mamma qualche anno fa mi ha comprato questa e me l'ha regalata. Anche questa è molto bella. Poi questa pallina con Babbo Natale che è molto carina anche questa. Poi vi faccio vedere questa pallina che mi ha regalato la zia del mio compagno, anche questa mi piace molto perché la trovo molto elegante, molto fine, insomma è veramente bella. Poi vi faccio vedere altre decorazioni in legno. Ho questa che è una lavagnetta praticamente con Babbo Natale, con scritto Merry Christmas. Poi questa che è il sacchettino praticamente di Babbo Natale, con Babbo Natale, l'alberello, anche questa è carina. Questo è un orologio a cucù fatto in legno, anche questo è carino da appendere. Poi questo è un guanto di legno con la renna, anche questa. Mi piacciono molto le decorazioni in legno. E poi questo è un cuore con Babbo Natale e l'albero. Questo è un presepe da appendere fatto in legno e fatto a mano, anche questo lo abbiamo comprato al mercatino di San Nicola, me lo ha regalato mia mamma ed è veramente molto molto carino. Poi è fatto a mano, è veramente fatto molto bene, davvero bello. Poi vi faccio vedere un'altra cosa che ho comprato al banco russo, sempre del mercatino di San Nicola, che è questo Babbo Natale da appendere all'albero. Questo mi piaceva tantissimo. Poi abbiamo quasi finito, ragazzi, ci siamo quasi. Altre decorazioni di legno, questa è una stella di neve fatta in legno, queste sono una stella e un albero di Natale, questa invece l'avevo presa alla Lidl. Poi una campanella, vabbè, questa è molto semplice, una campanella dorata, molto semplice. Questa pallina che è un pochino particolare, perché è fatta un po' così, insomma, un po' ha una forma un po' particolare. E poi questo cuoricino con Babbo Natale. Un'altra decorazione che mi piace tantissimo è questo albero di Natale che avevo realizzato io con la pasta. Avevo preso un cono di polistirolo e poi avevo attaccato con la colla a caldo la pasta. Queste sono delle penne lisce. L'avevo poi dipinto di verde, avevo messo queste stelline, queste palline rosse, molto carino. Se lo avessi fatto dopo aver aperto il canale, probabilmente avrei fatto anche il tutorial di come fare per realizzarlo, perché era un lavoro comunque che richiedeva insomma un po' di impegno e un po' di tempo, però alla fine il risultato mi ha soddisfatto molto. Questa è un'altra decorazione che mi piace molto, che io tengo appesa alla porta, è lunga, quindi vi faccio vedere qua ci sono le zampe. Qua c'è il Babbo Natale con il suo cappello, anche questa secondo me è molto molto carina. Come ultima cosa vi faccio vedere il presepe che era di mio nonno. Questo è un presepe che è in un blocco unico, come vedete qua c'è la capanna, qua c'è la scena della Natività e qua ci sono queste casette con i personaggi già attaccati. E
E quando sono mancati i miei nonni, questo presepe l'ho preso io perché, insomma, comunque mi ricorda la mia infanzia. Mi ricordo che lui lo faceva sempre, lo metteva nel corridoio davanti al bagno. E quindi, insomma, è un po' come averlo qua con me. Queste erano le mie decorazioni di Natale preferite, tutte le decorazioni per l'albero. Fatemi sapere nei commenti se avete anche voi delle decorazioni natalizie che magari vi ricordano qualcosa e se per caso avete fatto un video in proposito, segnalatemelo perché io lo vado a vedere molto volentieri. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di mettere un like al video se vi è piaciuto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.